E da Riga, capitale della Lettonia, passiamo a Roma, capitale dell'Italia. E da una categoria automobilistica come il rallycross, passiamo a parlare di un'altra come il rally del campionato italiano, perché si è tenuto a Roma, appunto, il rally di Roma capitale. Vediamo. Il Rally Roma Capitale è stato un duello all'ultima curva tra i protagonisti del campionato italiano Rally, che ha visto salire sul gradino più alto del podio Simone Cambedelli con il suo navigatore Pietro Elia Ometto, che hanno preceduto l'equipaggio Umberto Scandola e Guido D'Amore. Al terzo posto Paolo Andreucci con Anna Andreussi. Una gara piena di colpi di scena che ha visto i piloti scontrarsi con problemi tecnici, rimonte e assalti finali con oltre 80.000 spettatori e entusiasti che hanno vissuto questi 3 giorni di gare che hanno emozionato appassionati e non solo del motorsport. A partire dalla leggendaria prova speciale al Colosseo Quadrato di Roma, una moltitudine di appassionati e curiosi ha riempito le tribune e ha seguito le gare del Rally di Roma Capitale nelle province di Roma e Frosinone. La prima tappa è stata molto impegnativa per gli equipaggi del team Peugeot, vissuta con grande attenzione per evitare errori che avrebbero potuto pesare in classifica generale. Paolo Andreucci, navigato da Anna Andreussi, hanno affrontato una prima tappa all'insegna dell'incertezza meteo. Il tempo è cambiato più volte nel corso della giornata e ha mescolato le carte più volte. Indovinare la gomma e l'assetto giusti è stato più complicato del solito, anche per via delle continue compressioni ed estensioni dovute ai tanti avvallamenti del percorso. Nonostante tutto questo, Paolo è riuscito a salire sul podio. Il rischio di rovinare tutto era dietro l'angolo, soprattutto in considerazione del fatto che i primi tre erano raggruppati in appena 5 secondi. La prima tappa è stata anche positiva per la coppia junior Pollara-Princiotto, sempre molto attenti a considerare ogni singolo dettaglio. I due siciliani hanno inanellato prove speciali con grande costanza, limitando al massimo i rischi e capitalizzando il vantaggio accumulato in classifica. Riguardo alle vetture del Leone, alla fine della prima vera giornata di gara c'erano ben 6 le Peugeot 208 che occupavano le prime 10 posizioni della classifica, a conferma della competitività dell'auto. Grazie.